Ciao a tutti ragazzi, sono Daniele, benvenuti su Motocicletta Team. Oggi facciamo un piccolo approfondimento su un vecchio video, il video dove parlavo di come utilizzare il freno motore, quindi fate un ripasso magari prima di guardare questo video così capiamo bene di cosa sto parlando, lo trovate ovviamente in descrizione. Sotto questo video mi è stata fatta da più di uno una domanda: se devo scalare dalla quinta fino a fermarmi, mi conviene tenere premuto, quindi scalare quinta, quarta, terza, seconda, poi fermarmi o comunque rallentare e ripartire tenendo premuto la frizione? No, è sbagliato ed è pericoloso. Se io dovessi appunto immaginare di fermarmi, faccio l'esempio, qua c'è una bella curva a 90 gradi, stradina stretta, quindi magari riesco a arrivare di quinta da là in fondo, arrivo più o meno all'altezza di questo palo, inizierei a tenere premuto dalla quinta, quarta, terza, seconda, per poi arrivare qui, mollare la frizione e affrontare la curva. Questa cosa, oltre a essere sbagliata, è anche molto pericolosa. Immaginate appunto di da là in fondo far scorrere la moto totalmente in folle, totalmente fuori controllo, o perlomeno con un controllo precario se non quello dei freni. Quando io intercetto la mia curva oppure vedo il punto di arresto perché c'è il semaforo, perché comunque voglio fermarmi, e quindi mi preparo a rallentare, ebbene scalare, facciamo per esempio la quinta, premo la frizione, scalo in quarta, rilascio la frizione, faccio cantare il motore, no? Passatemi questo termine, inizio a utilizzare il freno motore, magari anche leggero, giusto appoggiare quella quarta senza che i giri salgano molto, magari sto andando tranquillo, non ho bisogno di un vero e proprio freno motore, ma lo sfrutto. Quindi ricapitolando, arrivo di quinta, schiaccio la frizione, scalo in quarta, rilascio la frizione, faccio girare il motore, schiaccio la frizione, metto la terza, rilascio la frizione, di nuovo faccio girare il motore, così fino all'arresto, seconda, e poi eventualmente mi fermo, metto la folle oppure riparto. Quindi ogni scalata che farò girare sempre il motore, non lascerò mai per 200-300 metri la moto scorrere senza utilizzare il freno motore o senza avere il motore pronto, senza avere il motore che gira, perché sarebbe percorrere tutto questo tratto di strada praticamente in folle. È una cosa molto pericolosa. Un appunto: quando dico che dobbiamo premere la frizione per scalare la marcia, non utilizzerò tutte e quattro le dita, ma mi basteranno queste due, indice e medio, se non addirittura solo l'indice. Se ho una buona coordinazione, ho una buona sensibilità, conosco bene la moto, dal momento che io chiudo il gas e scalo col piede, potrei addirittura non utilizzare la frizione, anche con un cambio tradizionale, non sequenziale, non quick shift, posso tranquillamente farlo. Ovviamente è una guida un po' più sportiva, ma nella guida di tutti i giorni, nella guida cittadina, nella guida turistica, in queste belle strade di campagna, veramente con l'orecchio, con l'abitudine e l'esercizio, anche se vogliamo, l'esperienza soprattutto, mi basterà, dal momento che io chiudo il gas, sfiorare con un dito la frizione, abbassiamo di una marcia e la marcia entrerà, come si suol dire, come un burro, dolcemente. Questa cosa vale anche in salita. Quando chiudo il gas, parlando di cambi tradizionali, proprio con la frizione normale, chiudo il gas, butto su una marcia, mi basterà sfiorare di pochi millimetri la frizione, addirittura potrei anche non usarla. Ripeto, è sempre una guida un po' più sportiva. Ragazzi, io magari vi faccio giusto due avanti e indietro, vediamo se riesco a farvi capire che cosa intendo con una vista un po' più soggettiva. Voce fuori campo, vediamo che con un dito riesco a scalare sfiorando la frizione senza schiacciarmi le dita che rimangono sulla manopola. Vedete che basta veramente pochi millimetri di frizione e si riesce a scalare.
Ragazzi, ho fatto questa visuale un pochettino più soggettiva sui comandi, sperando di avere chiarito un po' l'idea. Io rimango a disposizione, vi aspetto nei commenti, scrivetemi domande, perplessità e le vostre esperienze, sapete che ci tengo molto. Tengo molto anche a dire che grazie per guardare questi video, però mi raccomando, se avete dubbi, perplessità, l'importanza di frequentare un corso è fondamentale, proprio perché questi video, che devono essere bene o male brevi, efficaci dal punto di vista informativo, quindi ci sta a guardarli, è giusto vederli per avere delle info in più, però mi raccomando, frequentate i corsi. Io ne approfitto per dire che 26, 27 e 28 maggio sarò in Abruzzo per fare dei corsi. Il corso si sta riempiendo, sapete che non faccio grossi gruppi proprio per considerare tutti quanti e tutte le esigenze di ognuno di voi, proprio per non essere dispersivi. Quindi mi raccomando, se siete interessati a partecipare, i miei contatti sapete dove sono in descrizione e su tutti i social. 26, 27, 28 maggio, due giorni, 26, 27, corso stradale tra i tornanti dell'Abruzzo, meraviglioso scenario, e il 28 lo dedichiamo al mondo delle dual, delle endurone, quindi ci sarà un corso off-road. Ragazzi, io vi lascio, da Daniele è tutto, grazie per continuare a seguirmi, per supportarmi guardando i video, lasciando il like, iscrivendovi e lasciate i commenti. Ciao e alla prossima!